Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, chiamato CNSAS, fu istituito nel 1954 come organo tecnico del Club Alpino Italiano. Nella Regione Lazio, dal 1975, si è costituito il Soccorso Alpino e Speleologico Lazio. Gli obiettivi per i quali gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio si impegnano assiduamente con la loro azione volontaria sono: il soccorso medicalizzato ai dispersi e ai feriti sulle montagne e nelle grotte, la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, degli sport di montagna e delle attività speleologiche, la riduzione dei comportamenti rischiosi in ambiente montano, con l'intento di salvare più vite possibile e comunque di ridurre gli incidenti, l'intervento specializzato in caso di calamità naturali nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali, quale struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile. I volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio sono esperti alpinisti, speleologi, medici e paramedici. La loro formazione ed aggiornamento avviene in modo graduale, seguendo precise linee indicate a livello centrale dalle scuole e commissioni nazionali e a livello locale dalle scuole regionali. Il Soccorso Alpino e Speleologico Lazio si articola in 4 stazioni di soccorso: Cassino e Collepardo per le province di Frosinone e Latina, Subiaco per la provincia di Roma, Rieti per le province di Rieti e Viterbo, che formano la 24esima delegazione alpina. Mentre, per ciò che riguarda il soccorso in grotta e in forra, l'organizzazione è affidata alla 5ª zona speleologica, che opera sull'intero territorio regionale. Nel Lazio, ad oggi, sono conosciute più di 1300 grotte, alcune delle quali raggiungono, nei casi più apprezzabili, profondità di oltre 800 metri. Per i soccorsi in grotta operano squadre composte da medici, paramedici e tecnici specializzati. L'altezza delle montagne laziali, pur non superando la quota massima dei 2450 metri, è sufficiente per rendere l'ambiente estremamente severo e particolarmente interessante, anche dal punto di vista alpinistico. Ricordando inoltre che, con le nuove frontiere della scalata sportiva, le pareti di bassa quota o a picco sul mare hanno visto un impressionante aumento degli appassionati. Tra le attività di addestramento e formazione del Soccorso Alpino Speleologico Lazio sono previste esercitazioni congiunte eseguite con tecniche miste, alpina e speleo. Gli speleo sub del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio sono volontari esperti in grado di effettuare operazioni di soccorso in grotte allagate, risorgenze e laghi di montagna. Frequentemente questo tipo di interventi si svolgono in condizioni particolarmente ostili, con acque confinate, fredde e con scarsa visibilità. Le persone coinvolte nei soccorsi effettuati dal Soccorso Alpino e Speleologico Lazio sono per la maggior parte escursionisti. Ma tra le attività per le quali frequentemente viene richiesto il nostro intervento ci sono lo sci di pista e lo sci d'escursionismo, oltre all'arrampicata sportiva. Negli ultimi anni sono cresciuti notevolmente gli appassionati di canyoning e torrentismo,
attività che consistono nella discesa, con tecniche dell'alpinismo e della speleologia, di torrenti verticali e rocciosi incassati all'interno di strette gole profondamente scavate nella roccia. L'attività del soccorso alpino e speleologico Lazio su terreno impervio è necessaria, oltre che per eventi che coinvolgono sciatori ed escursionisti, anche per una significativa percentuale di soccorsi effettuati a favore di abitanti che vivono in zone limitrofe alle montagne, i quali, dedicandosi a varie attività nel bosco, raccolta legna, frutti selvatici, allevamento, a volte si smarriscono o sono preda di cadute e malori. Chi va in montagna sa bene che nel momento del bisogno la solidarietà e l'aiuto sono valori preziosi. I volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio sono pronti 24 ore su 24 e con qualsiasi condizione meteo a partire e a portare soccorso medicalizzato a chi è in difficoltà. Per tutte le emergenze in zone montane, impervie o in grotta, chiama il 118, chiedendo espressamente che sia allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Oppure chiama il 348-6131-300. Per ulteriori informazioni, per entrare a far parte del corpo o per sostenere l'attività del CNSAS Lazio, visita il sito www.soccorsoalpinolazio.it o invia una mail a informazioni@soccorsoalpinolazio.it.